Castidium Casteggio, c'è un bellissimo museo in questo ex monastero settecentesco dei Cantù, Cantù che non sono una città, ma sono una famiglia che veniva da Cantù e quindi nell'incertezza su come chiamarsi dicevano chiamateci Cantù, ma dicevo con questo accento su ma chiamateci Cantù, inizialmente forse Cantucchio, Cantuccello, poi Cantù, ma non dobbiamo parlare di Cantù oggi, dobbiamo parlare di Casteggio, l'antica Castidium o Clastidium. Cosa dire di Clastidium? Ci fu una battaglia molto interessante nella quale il console Marcello, che era il cognome, lui si chiamava Claudio, alcuni lo chiamavano Marcello di nome e lui si chiamava di no, di cognome, de cognomine di Cebat, e Claudio Marcello combatté contro dei selvatici, di qui forse gli insubri, non mi ricordo, quindi qualcuno lo trovate su Wikipedia con chi combatté, erano dei barbari cosiddetti che erano civilissimi, però loro li chiamavano barbari perché perdevano, se vincevano non erano più barbari. Questa che sentite, per cui vi abbiamo portato qua, è la campana di Clastidium, che suonò anche a quei tempi là, e la battaglia di Clastidium fu importante a 222 avanti Cristo, tempo delle guerre puniche, perché non era contro Cartagine, ma una guerra per conto suo contro i locali, che aprì la pianura padana ai romani, che poi fecero una battaglia anche a Milano, che fondarono la colonia di Piacenza e che governarono, a quel punto governavano i romani sui milanesi, poi dopo si è invertito tutto e i milanesi sono diventati un popolo più importante. Però la cosa importante di quella battaglia fu che il capo dei Romani, il console Marcello, poi distintosi in varie battaglie contro i Punici, in cui in genere perdeva, ma perdeva controllando il territorio, quindi diciamo non veniva disfatto come in genere succedeva con gli altri, il Marcello uccise in duello il capo dei nemici. La cosa era considerata 100-120 punti allora, quindi aumentava il punteggio dell'antico romano e permetteva un trionfo di tipo particolare. Fu infatti portato in trionfo con una particolare solerzia, con delle grida più alte e una serie di smanacciamenti più interessanti. I trionfi erano delle grandi occasioni di raggruppamento di romani, romanesse e quant'altro, infatti Ovidio nei suoi Arte di Amare suggerisce di andare a incontrare le ragazze dove? Nei luoghi pubblici, in particolare nei trionfi. Quando vedete un trionfo sbracciatevi a gridare per il vincitore, dite che quello in catena è Egegrofilo e magari, anche se non sapete come si chiama, inventate un nome per dare il nome al barbaro portato in catena e così troverete i favori della ragazza. Museo di Clastidium, che è molto bello, che abbiamo frequentato con un'entità locale e accompagnata da un assessore, abbiamo visto degli orci di epoca romana. Mi ha colpito molto un grossissimo orcio dove veniva tenuto dentro i cereali, grande, grosso modo come una persona, che veniva seppellito per terra, ci metteva dentro le persone a volte, ma in genere ci metteva dentro i cereali. E poi mi ha colpito le tombe. C'è una necropoli romana, che è una città di defunti, con delle eleganti casette, se vedete si seppelliva in eleganti casette tutte fatte di mattoni, c'è una coppia che ha due stanzine separate, comunicanti col suo tettuccio, grande come una bara praticamente, mettevano dentro però questo dimora di mattoni, che è utile anche come idea per il futuro. C'è anche l'ultima cosa che mi ha colpito a Castiglion, dove vi consiglio di andare e prendere anche una casa in affitto, che sta molto bene, è di una tomba di 7 metri per 7, grande, quindi un monumento funebre molto vasto, nel quale una lapide dice che il romano che ci si fa seppellire permette anche di essere sepolte lì a due sue schiave liberte, e questo la dice lunga sull'attività, diciamo, parafamiliare dei romani, che prendevano addirittura delle tombe per mettere insieme se stesso la moglie e alcune schiave.
La qualcosa ci dà un senso di speranza, ci fa vedere, diciamo, in qualche modo sotto una luce più positiva, quella che in genere è considerata un'oscura epoca del dominio dei romani, che vabbè facevano queste strade, facevano questi, va bene, questi conta chilometri, miglio per miglio, facevano le bighe perfette, facevano l'amministrazione, facevano dei dipinti decenti, ma però erano pur sempre molto antichi, infatti siamo antichi romani. Però questo fatto della regolarizzazione di una convivenza a più persone io lo trovo molto civile, non tanto nella vita, perché su quello non so come andasse, ma che nella morte potessero stare insieme mogli, amanti, no? Parenti delle amanti, tutti in questi 7 metri per 7, è un bel segno di relazione, insomma, una specie di apertura positiva. Per il resto il Casteggio è un posto molto bello che vi consiglio di frequentare, molto grazioso, molto sereno, molto pacifico, come tutta la zona peraltro, che ha una sua luce che brilla di intelligenza, perché noi, di buona disposizione alla vita in comune.